Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua dopo tantissimo tempo in un nuovo video, spero stiate bene, siamo qua in cantina, sono appena entrato perché oggi vi faccio vedere un progetto. Intanto ho fatto questa porta, vi faccio vedere adesso questo ingresso con gli scaffali per mettere un po' più ordine, diciamo per avere più spazio nella cantina e dividere la zona, diciamo, di produzione dal magazzino che sta di là. Quello che volevo farvi vedere oggi, adesso vi faccio vedere di cosa si tratta. È un terrario, si chiama Moss Terrarium, è un terrario tropicale per la coltivazione di muschio, una roba carina, un'idea carina che sto provando a fare. Ok, allora abbiamo questo, adesso non si vede tanto perché sto creando la condensa, visto che ha fatto 2 giorni di asciutto perché la pompa era spenta ed era vuoto, perché qua sotto c'è l'acqua, vedete? Strato di acqua col ghiaino che mi aiuta a tenere, far da filtro alla pompa. Qua sotto c'è la pompa, questo è l'interruttore per la pompa, come vedete, da lo schifo del muschio che c'è caduto dentro. Praticamente adesso vi faccio vedere, intanto accendo la ventola così facciamo girare un po' d'aria. Qua c'è il termometro che misura 22 gradi e 6. Il termometro è lì dentro, adesso apriamo. Eccolo qua. Ho seminato il muschio qua e qualcosa sta già iniziando a nascere. L'ho seminato 3 giorni fa utilizzando del muschio triturato, messo nel frullatore triturato, e questo qua è un pezzo di muschio che ho messo lì per vedere se riparte. Vedo che sta ripartendo, lì abbiamo la sonda della temperatura, spero che si senta perché sto casino è la ventola. Adesso stacco un attimo la ventola per poter parlare. Come vedete ho fatto praticamente, c'è una cascatella che tiene umido, va a creare tipo una corteccia, fa tipo da roccia, quindi abbiamo la cascatella, lì abbiamo un mini laghetto che si è formato con l'acqua che percola dentro lì, e lì un'altra mini cascatella che ci cade dentro. Molto carino, un'idea carina. Là sopra vediamo il muschio, lì sopra quelle gocce è quello che tiene umida la corteccia dall'alto, tipo un sistema di pioggia automatizzato con la pompa. Ok, adesso che ho aperto il termometro segna 21 gradi e 5. Oggi mi pare che, vabbè, è domenica, ma non so perché mi hanno mandato l'avviso. Tanto accendiamo e facciamo girare un po' di aria. Mi hanno mandato l'avviso che dovrebbe essere arrivato un pacco. Dovrebbero essere gli termostati che andrò a montare per mettere delle ventole che a seconda della temperatura mi fa partire, accendo e spegno la ventola per far girare l'aria. E niente, quello è un progetto carino. Adesso torniamo indietro, spengo la luce. Poi usciranno altri video su un progetto che vi faccio vedere, che è questo. Questo è un progetto che sto facendo, vi uscirà un video a riguardo. Quindi niente, adesso aspetto circa un'oretta, poi vado, torno giù a spegnere la ventola. Adesso ci siamo praticamente teletrasportati qua in camera, perché adesso devo editare e registrare i nuovi video che usciranno. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete domande su questo progetto che vi ho fatto vedere del terrario, fatemele pure nei commenti qua sotto che vi risponderò. E basta, un'idea carina, molto semplice, perché basta un terrario, un contenitore trasparente, una pompa, quelle lì per i presepi, una pompa di piccole dimensioni va bene, con del tubicino per portare l'acqua e un po' di muschio da triturare, spargere su o delle rocce oppure della corteccia, come avete visto, oppure anche del tessuto va bene. E basta, adesso andiamo a registrare il prossimo video che uscirà prossimamente. Un saluto elettrizzante, ciao!